La logica proposizionale è un sistema molto interessante e utile, che possiede numerose caratteristiche molto desiderabili. Tuttavia, è anche evidente che non contiene la potenza espressiva necessaria per descrivere una teoria matematica significativa, ad esempio l'aritmetica o l'analisi matematica o la teoria degli insiemi. Quindi, nelle applicazioni è molto limitata. Sebbene la logica proposizionale e le sue teorie siano strutturalmente ben fatte, ad esempio sono corrette e complete, se vogliamo usare la logica come strumento per descrivere della matematica significativa, abbiamo bisogno di un modo per parlare degli oggetti, ad esempio dei numeri. La principale novità della logica al primo ordine è che il linguaggio è capace di identificare sintatticamente gli oggetti del discorso, ad esempio i numeri, e di scrivere formule che li riguardano, quindi essenzialmente di enunciare le loro proprietà che vogliamo dimostrare. La logica al primo ordine permette anche, come già detto, di quantificare sugli oggetti, di dire per ogni x o esiste un x tale che. Tuttavia, la logica al primo ordine, a differenza delle logiche all'ordine superiore, non permette la quantificazione su altre strutture, ad esempio insiemi. Il linguaggio della logica al primo ordine è costruito a partire da un alfabeto. Tecnicamente questo alfabeto si chiama segnatura ed è composto da tre insiemi di simboli. Il primo insieme, S, è detto di simboli per le sorte. Il secondo insieme, F, è un insieme di simboli che stanno per funzioni. E precisamente ogni simbolo F nell'insieme è univocamente associato ad un tipo che ha la forma S1 per Sn verso S0, dove S0, S1, S2, Sn sono simboli di sorte. Quando n è uguale a 0, allora diciamo che F è una costante di tipo S0. Infine, R è un insieme di simboli per relazioni. Ogni simbolo per relazione è univocamente associato ad un tipo della forma S1 per Sn, con tutti gli S1, S2, Sn simboli di sorta. Quando n è uguale a 0, diremo che R è una costante proposizionale. Generalmente, per i simboli di funzione di relazione, scriviamo il tipo ad essi associato nel modo seguente: F, due punti, il tipo, o R, due punti, il tipo. Questo per indicare che F ha quel tipo ed R ha quel tipo. Essenzialmente, intendiamo dire che F è una funzione che va dagli insiemi indicati da S1 e Sn verso il codominio S0, e intendiamo dire che la relazione indicata dal simbolo R è una relazione sul prodotto cartesiano dato dagli insiemi denotati da S1 e Sn. Richiediamo anche che la segnatura sia non ambigua, ovvero che S, F ed R non contengano come simboli i connettivi logici e i quantificatori. Essenzialmente l'idea è che, dato un simbolo, vogliamo immediatamente sapere se esso denota un connettivo, un quantificatore, un simbolo per sorta, un simbolo per funzione o un simbolo per relazione. Una segnatura, come abbiamo detto, descrive l'alfabeto di un linguaggio al primo ordine, e precisamente le sorte stanno a identificare collezioni di elementi.
le funzioni identificano essenzialmente gli elementi singoli e le relazioni sono usate per identificare le proprietà di base degli elementi e diverranno le formule di base. Ad esempio, la segnatura indicata nella slide denota il linguaggio dell'aritmetica, cioè della struttura dei numeri naturali. Vi è una sola sorta che sta appunto per i numeri naturali. C'è una costante 0 che indica il numero 0, c'è una funzione s che denota la funzione successore, x più 1, e ci sono le funzioni binarie più e per che denotano le operazioni di somma e prodotto. Anche vi è una sola relazione che denota l'uguaglianza. Anche un altro esempio è la segnatura G scritta nella slide che serve per descrivere il linguaggio della teoria dei gruppi. Abbiamo una sola sorta che denota gli elementi di un gruppo. Abbiamo una costante 1 che denota l'unità del gruppo. Abbiamo una operazione denotata dal punto che identifica l'operazione del gruppo e abbiamo una funzione, un'area, che descrive l'inverso di un gruppo. L'unica relazione è ancora una volta l'uguaglianza. Come altro esempio, la segnatura indicata nella slide descrive il linguaggio della teoria degli ordini. Abbiamo una sola sorta che identifica gli elementi dell'ordine, non abbiamo alcuna costante o funzione, ma abbiamo una sola relazione, il minore uguale. L'ultimo esempio identifica la segnatura che descrive il linguaggio per la teoria delle liste. S è composta da due sorte, E per gli elementi e L per le liste su quegli elementi. È composta da due funzioni, la prima nil è una costante che identifica la lista vuota, la seconda cons è il costruttore della lista che consente di aggiungere un elemento in testa ad una lista data. Abbiamo due relazioni. Entrambe identificano l'uguaglianza, la prima l'uguaglianza tra elementi di una lista, la seconda l'uguaglianza tra liste. In termini informatici potremmo dire che questa segnatura identifica il linguaggio per il tipo di dato astratto delle liste. Il linguaggio al primo ordine ha due obiettivi. In primo luogo intende fornire una sintassi per identificare gli elementi nelle sorte e in secondo luogo intende fornire una sintassi per scrivere le proprietà di questi elementi. I termini soddisfano la prima esigenza. Per definire un termine partiamo da una segnatura fissata. A questa aggiungiamo un insieme V infinito di simboli dette variabili che sia non ambiguo, di conseguenza che non collida con i simboli usati nella logica e con la segnatura. Inoltre assumiamo che ogni variabile sia univocamente associata ad un tipo, che sia una sorta. Come ulteriore vincolo richiediamo che vi siano infinite variabili per ogni sorta. Lo scopo di queste richieste è che l'insieme dei simboli per variabile sia non ambiguo e che ogni qualvolta necessitiamo di una variabile nuova di un qualche tipo siamo in grado di prenderla perché ne abbiamo a disposizione per l'appunto infinite. Con queste premesse
un termine assieme al suo insieme di variabili libere è definito per induzione. Usiamo la notazione T2.S per indicare che il termine T ha tipo S. Ogni variabile che compare nella sorta S è un termine di tipo S e l'insieme delle sue variabili libere contiene esattamente X se stessa. Se F è un simbolo per funzione avente come tipo S1 per Sn verso S0 e T1 Tn sono termini di tipo S1 Sn rispettivamente, allora la scrittura F aperta parentesi T1 virgola T2 virgola Tn chiusa parentesi è un termine di tipo S0. E il suo insieme di variabili libere è l'unione degli insiemi di variabili libere dei termini T con I. Essenzialmente, quindi, l'insieme delle variabili libere di un termine è l'insieme delle variabili che compaiono all'interno del termine. Se prendiamo la segnatura dell'aritmetica definita in precedenza, 0, S di 0, S di S di 0 sono termini di tipo N. Anche più aperta parentesi X virgola 0 e termini più complessi sono termini di tipo N. Si noti come gli apparentemente equivalenti X più 0 e X per 1 più 2 non sono termini, non sono scritti nella nostra rigida sintassi. Così come i termini sono usati per denotare gli elementi, le formule sono usate per denotare le proprietà degli elementi. La sintassi è ovviamente molto simile a quella della logica proposizionale, di fatto estendendola. Tuttavia vi sono due importanti differenze. Vi sono le formule atomiche al posto delle variabili proposizionali e vi sono le formule quantificate. Una formula è definita partendo da una segnatura data e un insieme di variabili come per i termini. Una formula, assieme al suo insieme di variabili libere, è definita per induzione. I simboli di vero e falso sono formule e l'insieme delle loro variabili libere è l'insieme vuoto. Se R è un simbolo di relazione avente tipo S1 per Sn e T1 di tipo S1, Tn di tipo Sn sono termini, allora R aperta parentesi T1 virgola T2 virgola Tn è una formula detta atomica e l'insieme delle sue variabili libere coincide con l'insieme delle variabili libere presenti nei vari termini T con I. Come nel caso proposizionale, se A e B sono formule, anche non A, A and B, A or B e A implica B sono formule. L'insieme delle variabili libere in non A è l'insieme delle variabili libere presenti in A. Al contrario, l'insieme delle variabili libere presente in A o B, A e B, A implica B, è uguale all'insieme delle variabili libere di A unito all'insieme delle variabili libere di B. Infine, se x di sorta S è una variabile e A è una formula, allora per ogni x due punti SA e esiste x due punti SA sono formule e l'insieme delle loro variabili libere è uguale all'insieme delle variabili libere presenti in A meno la x. Vi sono due importanti differenze
Tra le formule al primo ordine e le formule proposizionali che vale la pena sottolineare. In primo luogo, invece delle variabili proposizionali, abbiamo le formule atomiche. Le formule atomiche hanno lo scopo di collegare le formule con i termini mediante le relazioni. In secondo luogo vi sono le formule quantificate, quelle del tipo per ogni ed esiste, dove la variabile quantificata, la x nella scrittura precedente, non è libera. Diciamo che le variabili quantificate sono legate. Sebbene introdotta formalmente ed esplicitamente nella sintassi della logica al primo ordine, la nozione di variabile legata non è affatto nuova. Ad esempio, l'espressione integrale definito da AB di f di x in dx, che abbiamo già visto in analisi matematica, non dipende davvero dalla variabile x. Infatti, la x è semplicemente un segnaposto che ci serve per scrivere l'espressione della funzione f, un modo per dare un nome al suo argomento. In effetti, una variabile legata non denota un valore, ma agisce letteralmente come un segnaposto che permette di scrivere, nella sintassi corretta, formule o termini. Il suo significato è controllato dal quantificatore, non dal modo con cui andiamo ad interpretare le variabili. Ad esempio, nel caso dell'integrale, la x non denota, come tutte le altre variabili, un numero reale, ma piuttosto cosa permettiamo di variare all'interno dell'espressione dell'integrale. Quale parte della funzione è quella su cui andiamo ad applicare l'operazione di integrazione. L'operazione più fondamentale che noi possiamo svolgere su una variabile è sostituirla. Infatti, dalla formula A, dove la x compare libera, possiamo ottenere un'altra formula, scritta come A, in cui sostituiamo t al posto di x, e usiamo la sintassi tra parentesi quadre per indicare quale sostituzione effettuiamo. L'idea è che nella formula A aperta quadra t sbarra x chiusa quadra il termine t sostituisce x. Ad esempio, nel linguaggio dell'aritmetica, x può essere sostituito da 2 in x più 0 uguale x per ottenere 2 più 0 uguale 2. La sostituzione è un'operazione fondamentale per descrivere le regole di inferenza che riguardano la quantificazione. Tuttavia, la presenza delle variabili legate rendono la sostituzione un'operazione non immediatamente intuitiva. In realtà ci sono molti modi, tra loro equivalenti, per definire l'operazione di sostituzione. Noi adotteremo un metodo che non è necessariamente il più semplice o il più immediato da comprendere, ma è un metodo che diventerà molto comodo più avanti nel corso, quando definiremo l'operazione di sostituzione in altri sistemi di calcolo. Infatti, questo metodo essenzialmente è trasportabile, scalabile su altri sistemi. Iniziamo definendo l'operazione di sostituzione sui termini. A tale scopo fissiamo una segnatura e un termine t in essa. La sostituzione della variabile x di sorta s con il termine r di sorta s produce il termine t aperta quadra r sostituisce x chiusa quadra, esattamente scritta in questo modo. Questa espressione, che è di nuovo un termine, è definita per induzione sulla struttura del termine t.
il caso più semplice è quando il termine coincide con la variabile x che dobbiamo sostituire. In questo caso l'operazione di sostituzione ha come risultato il termine da sostituirsi, r. Se t è una variabile, ma non è la variabile x, allora l'operazione di sostituzione non cambia nulla del termine, che pertanto rimane la medesima variabile. Se il termine è l'applicazione della funzione f a t1tn, allora l'operazione di sostituzione ha come risultato f in cui sostituiamo r ad x nel termine t1, nel termine t2 e nel termine tn, ricorsivamente. È molto importante sottolineare che l'operazione di sostituzione è definita esclusivamente quando la variabile e il termine da sostituire hanno esattamente la stessa sorta. In altre parole, occorre notare che nella seconda riga della definizione nella slide, x ed r devono avere entrambi la stessa sorta S. L'operazione di sostituzione in una formula è molto simile. Fissiamo una segnatura e una formula su di essa. La sostituzione della variabile x di tipo S con il termine t di tipo S, che produce a aperta quadra t sbarra x chiusa quadra, letto a in cui t sostituisce x, è definita per induzione sulla struttura della formula a. Se A è il vero o A è il falso, allora l'operazione di sostituzione non fa nulla, A resta inalterata. Se A è la formula atomica R applicata a T1Tn, allora sostituire T al posto di X in A ha come risultato la formula atomica R applicata alla sostituzione di t al posto di x in t1, t al posto di x in tn. Se a è la formula negata b, allora sostituire t al posto di x in a è la stessa cosa che sostituire t al posto di x in b e negare il risultato. Se A è la congiunzione B e C, oppure è la disgiunzione B or C, oppure è l'implicazione B implica C, allora A in cui T sostituisce X è uguale a B in cui T sostituisce X and C in cui T sostituisce X, oppure A di Tx è uguale a b di tx or c di tx, o anche a di tx è uguale a b di tx implica c di tx, a seconda della struttura della formula A. Si noti anche come molto spesso si usa una dizione semplificata per sopperire alla difficoltà nel pronunciare queste formule. In effetti, scriverle è più semplice. Se A è una formula quantificata, ovvero se A è per ogni y di tipo RB, o A è esiste y di tipo RB, e y di tipo R è la stessa cosa di x di tipo S, ovvero praticamente se x e y coincidono come variabili e la sorta R e la sorta S coincidono, allora la sostituzione non fa nulla. Il risultato è la formula A inalterata. Al contrario,
Se la formula è quantificata, ma la variabile legata non coincide con la variabile da sostituirsi, allora l'operazione di sostituzione è lievemente più complessa. Prima sostituiamo nel corpo della formula quantificata, in B, la variabile quantificata, cioè la y, con una variabile nuova. Dopodiché, nel risultato di questa sostituzione, sostituiamo t al posto di x. E il risultato finale è la formula quantificata sulla variabile z. Per variabile nuova intendiamo una z di tipo r che non compaia tra le variabili libere del termine t da sostituirsi e nella formula B in cui effettuiamo la sostituzione. In linea di massima, la definizione dice che noi sostituiamo la variabile x con il termine t ovunque esso appaia. Tuttavia, con le variabili legate abbiamo un problema. La penultima clausola nella definizione di sostituzione nelle formule afferma che una variabile legata non può essere sostituita. Questo è abbastanza semplice da comprendere. Una variabile legata sta per un segnaposto e di conseguenza non ha significato sostituirla con un valore. Tuttavia, fornendo un controesempio, possiamo capire perché questo ha senso. Prendiamo la formula esiste un x naturale tale per cui il quadrato di x è uguale al cubo di x. Questa formula è evidentemente vera, esiste un numero naturale che soddisfa questa formula, ad esempio 1. Tuttavia, questa formula è vera per un qualche valore di x, ad esempio 1, ma non per qualunque valore di x. Se noi andiamo a sostituire, se noi permettessimo di sostituire x con il valore 5, otterremmo che esiste un x tale per cui 25 è uguale a 125, e questa formula è chiaramente sempre falsa. Il motivo, di conseguenza, per impedire la sostituzione di una variabile legata è che andiamo a modificare il valore di verità, e lo facciamo perché modifichiamo il senso che questa variabile legata ha all'interno della formula. L'ultima clausola suona criptica e problematica. Essa afferma che prima di effettuare la sostituzione di x con t nella formula quantificata b, dobbiamo rinominare la variabile quantificata y con una variabile nuova, che non compaia né in b né in t. Questa operazione di rinominazione preliminare della variabile quantificata è necessaria per garantire la correttezza dell'operazione di sostituzione nel suo complesso. Infatti, se noi consideriamo nell'aritmetica la formula esiste x, che sia un naturale, tale per cui x più y uguale a 2y, e immaginiamo di sostituire la variabile y con il valore di t pari a 2x, otteniamo un effetto molto spiacevole se non rinominiamo preventivamente le variabili. Infatti, senza la rinominazione di variabile, la formula diventerebbe esiste un x naturale tale per cui x più 2x è uguale a 2 per 2x. Ovvero, molto semplicemente, esiste un x tale per cui 3x uguale a 4x. Ora, la formula A, non sostituita, vale ogni qualvolta x è uguale ad y, ma è assolutamente falso nella formula in cui la sostituzione sia stata effettuata. Il problema sta nel fatto che la x in t
e quella in A dovrebbero essere distinte. In effetti, la x in t è una variabile propria, mentre la x in A è semplicemente un segnaposto. Per garantire questo effetto, noi preventivamente rinominiamo la variabile quantificata, in modo tale che la sostituzione dia il risultato che ci attendiamo. Fissato un linguaggio al primo ordine, le definizioni di base che ci portano a definire il calcolo sono essenzialmente le medesime. Ad esempio, la definizione di teoria come insieme di formule nel linguaggio è esattamente la stessa del caso proposizionale. La definizione di deduzione o di prova formale e i concetti collegati sono le medesime, con l'eccezione del fatto che aggiungiamo 4 nuove regole per gestire i quantificatori. Esse sono illustrate nei lucidi che seguiranno. Imporremo che l'uguaglianza, la relazione di uguaglianza, quando presente abbia uno status particolare, in particolare la sua interpretazione sia prefissata. Per questo motivo, quando è presente l'uguaglianza, richiediamo la presenza di alcune altre regole di inferenza che ne determinano univocamente il comportamento. Anche esse saranno dettagliate nelle slide che seguono. La composizione modulare delle regole di inferenza che la deduzione naturale rende possibile spiega perché sia stato scelto questo sistema di ragionamento piuttosto ai molti altri presenti in letteratura. Infatti, in questo corso tutti i sistemi di deduzione che andremo ad illustrare sono basati sulla deduzione naturale e saranno ottenuti aggiungendo o togliendo regole di inferenza a partire da quelle della logica proposizionale classica o a partire da quelli della logica al primo ordine. Le regole di inferenza che regolano il comportamento del quantificatore universale, il per ogni, sono quelle illustrate nelle slide. Queste due regole sono soggette ad alcune condizioni. La regola di eliminazione di per ogni ha una sola condizione, quella di garantire che l'operazione di sostituzione sia ben definita, ovvero T deve essere un termine di tipo S, il medesimo tipo della variabile quantificata. Nella regola di introduzione di per ogni, la variabile X che andremo a quantificare nella conclusione non deve occorrere libera nella prova dell'antecedente. Questa locuzione significa che per ogni assunzione G presente nella prova di A della premessa A, la variabile non deve occorrere tra le variabili libere di G. Talora questa condizione in letteratura è riferita dicendo che X è una eigenvariable. Vale la pena sottolineare la somiglianza tra le regole che riguardano la quantificazione universale e quelle che riguardano la congiunzione. In un certo senso, il quantificatore universale è una congiunzione estesa su tutto il dominio della sorta S. Le regole di inferenza che controllano la quantificazione esistenziale, l'esiste X tale che, sono illustrate nella slide. Anch'esse sono soggette ad alcune condizioni. La regola di introduzione di esiste è soggetta alla condizione che la sostituzione nella sua premessa sia ben definita. Questo significa che è necessario che il termine t sia di tipo s, esattamente lo stesso tipo della variabile quantificata nella conclusione.
nella regola di eliminazione di esiste è necessario che la variabile quantificata nella prima premessa non compaia libera nella prova del secondo antecedente, ovvero per ogni assunzione G nella seconda sottoprova, eccetto che per B. La variabile X non appartiene alle variabili libere di G. Inoltre, è necessario che la variabile X non appartenga alle variabili libere della conclusione della seconda sottoprova. Di nuovo, talora X è detta anche essere una eigenvariable. Si noti anche come questa regola di inferenza scarichi l'assunzione B nella seconda sottoprova. Analogamente alla quantificazione universale, la quantificazione esistenziale è assimilabile alla disgiunzione. In effetti, confrontando le regole di inferenza si nota la somiglianza. Non solo. Questo significa che, almeno in linea di principio, possiamo immaginare la quantificazione esistenziale come una generalizzazione della disgiunzione, che considera tutte le istanze della formula B quantificata per ogni possibile valore presente nella sorta S. La relazione di uguaglianza ha uno status speciale nella logica al primo ordine, uno status che andremo a cogliere attraverso un insieme di regole di inferenza aggiuntive quando essa sia presente. Quando il linguaggio contiene una relazione di uguaglianza per qualche sorta S, questa relazione di uguaglianza è soggetta alle seguenti regole. Invece di dettagliarle a parole, ne illustriamo brevemente il senso. La regola REFL, la regola SIM e la regola TRANS sostanzialmente dicono che l'uguaglianza è una relazione di equivalenza, riflessiva, simmetrica e transitiva, rispettivamente. La regola SUBST ci dice che l'uguaglianza è una congruenza rispetto alle formule, ovvero possiamo sostituire uguali con uguali. Infine, la regola FUN, che riguarda essenzialmente tutti i simboli di funzione presenti nella segnatura su cui il linguaggio è basato, i simboli di funzione denotano funzioni, ovvero il risultato del calcolo di una funzione è unico. Una funzione non può assumere due valori differenti.